Benvenuti a tavola, mi fa già. No, perché voi ancora. Non ve l'ho ancora detto, ora ve lo svelo, ma il personaggio che è ospite questa sera, personaggio, ne abbiamo sentito parlare recentemente, ma soprattutto io sono convinto che ne sentiremo parlare molto. Io stasera spero di riuscire a presentarvelo anche per la sua simpatia, oltre che per la sua arte. Con me stasera Davide Righeschi. Ciao Davide. Ciao. Bentornato. Grazie. Ora io lo dico a loro, bentornato. In realtà abbiamo fatto pochi giorni fa una serata insieme alle Stanze, un concerto grandioso, ma di questo ne parliamo dopo. Allora, Davide Righeschi, tenore, così ci dicono. Così, poi insomma, però ora, il cuoco dice quello. Quindi. Il cuoco dice quello, però noi scopriremo durante questa nostra chiacchierata che in realtà non sei solo tenore, perché ti diletti anche a fare altro, sempre per quanto riguarda la musica, cioè che, perché poi se non gli si specifica vanno a pensare subito male. Però partiamo con la prima curiosità, sì, perché oggi David, grazie soprattutto a tante trasmissioni, no, televisive, due in maniera particolare, X Factor, Amici, ci sono tanti ragazzi che si avvicinano al mondo della musica, tanti ragazzi che vorrebbero diventare cantanti. Tu però tutti si pensa, perlomeno pensano, subito al pop, quindi alla musica cosiddetta leggera. Cos'è che ha fatto sì che Davide Righeschi decidesse di così intraprendere quello che tutti continuano a chiamare il bel canto? Qui io non vorrei sminuire nessuno, perché poi il cantare è bello tutto. Buonasera, buonasera Massimo. Ciao. Non ti dico se lo conosci, perché mai già mai trattato male. Sai prima quanti matrimoni si è fatto, mamma mia, insieme? Lui a suonare, io a servire da mangiare. Ah, pensavo lui a suonare e te a cantare. Ma dovremmo mangiare anch'io, però. Ciao Massimo. Tutto bene, domanda. Tornando. Una bellissima domanda. Io grazie. Ho iniziato. No, in realtà ho iniziato da piccolissimo cantando Marasco. Ah, proprio, quindi siamo nello stornellamento toscano. Sì, siamo nel. Ma io avevo tipo 4 anni, 5 anni, imparavo a memoria queste canzoncine. E mio padre, a me, durante le scene della mia numerosa famiglia, mi faceva salire sulla sedia pregandomi innumerevolmente di cantare. E io insomma un po' facevo finta di non conquistavo e cantavo questo disco di Marasco. Tutto, cioè lo sapevo tutto. Tutto. Ancora non andavo a scuola. E quindi probabilmente è sempre stato dentro di me questo amore. Quindi mi matrimonio, tutte queste cose, 2 o 3 strofette, quello, stiamo parlando di quel mondo lì, giusto? Stiamo parlando delle scene a casa. Sì, no, ma come repertorio musicale. Teresina. Proprio quel mondo lì, quel mondo lì. Che per un bambino, insomma, anche solo sentire. Sì, soprattutto la Teresina, vabbè. Sì, quelle parolacce. Sì, appunto. Però era molto descrittiva, a me piaceva molto, mi piace tuttora. L'Alluvione, secondo me, è una delle pezze più belle, o la Capannuccia. Ora non le conosco tutte, francamente, Davide, no. Però. Niente, poi con il passare degli anni ho cambiato genere, perché sono stato uno sportivo, ho giocato a pallacanestro per tanti anni e la musica onestamente non ci pensavo. Poi facendo l'istituto d'arte ad Arezzo, il destino ha voluto che durante le feste di carnevale un preside illuminato ci faceva fare uno spettacolo. Ci dava la possibilità di marinare, per virgolette, la scuola e di andare al Politeama a fare proprio le prove, quindi la sezione di moda faceva costumi e noi mettevamo su uno spettacolo un po' prendendo in giro i professori e un po' quindi facendo delle scenette, un po' facendo la musica, chi strimpellava, e iniziai lì un po' a strimpellare le tastiere, la chitarra e comunque respirare questa polvere del palcoscenico. Poi ho iniziato con il rock e con le prove in cantina con i miei carissimi compagni di scuola, parenti, le cugine, finché un bel giorno mi fu consigliato di andare un po' a studiare canto da un maestro che stava a Montevarchi, che adesso non c'è più, dove so che hanno iniziato un po' tutti, da Luca Canonici, Alessandra Tanzi, Stefano Sani, sì. Si chiamava Attilio Rapaccini.
E quando sono andato a trovarlo la prima volta, mi trovo in questa casa dove sembrava tornare indietro nel tempo, chiusa, senza luce, con dei mobili vecchi, questa persona sola con questo pianoforte, però con una grande classe, un grande savoir-faire. Questo signore mi disse: ma fammi sentire cosa canti. Io, venendo un po' dalla musica leggera, mi sembra che portai a volare nel video di tutti. E mi disse lui: ma guarda che canta quello che vuoi, ma per me sei tenore. E io: che so io? Che vuol dire? Non mi era chiara ancora. Ancora non mi offenda, ci siamo appena conosciuti. E lui mi disse: guarda, canta quello che vuoi, però qui io ti insegno le frasi delle opere. Vabbè. E mi faceva fare vari vocalizzi prendendo le frasi delle opere più famose, da Chenier a Tosca, a quello che era. Quindi il primo a parlarmi di tenore fu Attilio Rapaccini. Per rispondere a questa domanda l'ho presa molto bene. No, ma ci piace. Finché, facendo poi la professione di piano bar, insomma, venendo anche vita a Massimo per innumerevoli matrimoni, un giorno, proprio, mi sembra proprio qui, decisi: ma io devo mettermi a studiare seriamente, non posso continuare questa professione, devo studiare. Perché nel frattempo avevo conosciuto, tramite uno zio di Firenze, Narciso Parigi, il quale, quando mi sentì, mi disse in fiorentino: ma che piano barre e piano barre, tu devi studiare da tenore perché hai una bella voce, mancano e devi studiare. Mi fa: ma io non so dove posso andare. E lui mi indicò quello che fu il mio maestro, Paolo Washington. Ed è stato il tuo primo maestro? Il mio primo vero maestro, dove mi mise davanti a uno spartito musicale, cosa che io ero autodidatta, quindi per me è stata veramente dura a 20 e rotti anni, quasi 30, mettermi a contare quelle che sembrano delle cacchine di mosca in un foglio bianco, insomma, ecco. Allora, ho fatto due tipi di porzioni, un XL. Ma ti ho detto una XXL. È a dieta. Con cosa iniziamo? Questa è un'insalatina di mare fatta tiepida, cioè espressa al momento, senza né verdure, senza niente, solo calamari e gamberi, mazzancollo, aglio e prezzemolo. Uno dei tanti meravigliosi antipasti del Pirros, comunque, sì, non... E fatti risentire il sapore di Sanremo. Bene, grazie. 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 Allora, siamo arrivati all'incontro col tuo primo maestro. All'incontro con Paolo Washington, il quale un po' per, diciamo, perché spinto da Narciso a prendermi, un po' incuriosito per queste acute che io avevo già, diciamo così, di natura, mi disse, me lo ricorderò sempre queste parole: tu parlavo con una voce molto bassa, e in 3 anni comincerai a capirci qualcosa. La profezia si è avverata o ci ho preso più o meno? Ma guarda, onestamente io pensavo di arrivato lì dopo comunque 10 anni di professione, pensavo di saper cantare. E invece la cosa più bella che ricordo del mio maestro è le volte che uscivo da casa sua e andavo o verso la macchina o verso la stazione piangendo, perché mi rivoltavo come un calzino. Ma veramente. E ringrazierò sempre questa persona. Prima di dirmi il primo bravo, sono passati non 3 anni, ma forse 5-6.